Bruno Bocchi viene da Parma, l'ASL di Parma, sulle degenze low cost nella riorganizzazione delle cure primarie, l'ospedale di comunità nella Casa della Salute. Buongiorno a tutti, gentili colleghi, gentili colleghe. Consentitemi innanzitutto di ringraziare gli organizzatori della conferenza nazionale GIMBE, Nino Cartabellotta, per avermi consentito con la relazione che vado a iniziare di portare all'attenzione di un consesso così vasto e importante la nostra esperienza nella Bassa Parmense, l'esperienza che è consistita nell'organizzare un nuovo reparto di cure intermedie, ospedale di comunità nella Casa della Salute di San Secondo Parmense e con essa di portare all'attenzione la tematica di quale debba possa essere il ruolo di queste strutture di dirigenza territoriale nella riorganizzazione delle cure primarie. Lo scenario nel quale ci muoviamo è ben noto a tutti, è quello di un generale invecchiamento della popolazione. Vediamo il dato nazionale in termini di indice di vecchiaia di percentuale di oltre 65 anni. L'Italia è la paese, è la nazione più vecchia del mondo dopo il Giappone. Vediamo soprattutto come la regione Emilia-Romagna abbia un dato che si discosti notevolmente, sensibilmente dall'indice nazionale. Sia per quanto riguarda l'indice di vecchiaia che per quanto riguarda la percentuale di oltre 65 anni. A riguardo, la provincia di Parma presenta un dato accentuato ed associato ad una notevole numerosità, 38% di famiglie monocomponenti, che nella nostra provincia sono l'38%, 76.596 persone che vivono da sole. Questo si associa inoltre a un crescente carico di pazienti con patologie croniche, multiple comorbidità, bisogni complessi sanitari e sociali che concomitano a fronte, come abbiamo visto nella mattinata, di una minore disponibilità di risorse. A tutto questo e ad aggravare tutto questo fa riscontro che il modello di medicina tuttora prevalente è il modello della medicina reattiva, orientata alle patologie acute, modello assolutamente inadeguato che in questo mondo di patologie croniche non può non causare frammentazione della cura, scarso coordinamento delle cure e inoltre ha come altre conseguenze una limitata integrazione fra i settori assistenziali, l'uso inappropriato soprattutto dell'ospedale per acuti con inevitabile conseguenza, sequela di ricoveri inappropriati, degenze prolungate, danni secondari, spreco di risorse. Ovviamente il tutto per i paziente anziano, oggi prevalente paziente anziano con patologie croniche, con bisogni multipli e complessi, non può non tradursi in esperienze di cura ed esiti assistenziali del tutto insoddisfacenti. Per rispondere alla complessità dei bisogni, invece di questi bisogni, sarebbe necessario essenzialmente intercettarli tempestivamente, uno shift dalla medicina reattiva ad una medicina di iniziativa proattiva, garanzia di continuità assistenziale. Sarebbe necessario potenziare la presa in carico da parte del medico di medicina generale, ridurre l'uso inappropriato dell'ospedale per acuti, come migliorando la prevenzione. Nella mattinata, soprattutto il professor Garattini ha calcato la mano sulla prevenzione, ha posto l'accento su questo momento assolutamente fondamentale, migliorare la prevenzione primaria, secondaria, terziaria. Diceva che, professor Gartini, che ci siamo dimenticati che esiste il tabagismo, bisogna andare nelle scuole, fare prevenzione primaria, visto che è prima di 18 anni che si comincia a fumare, ma bisogna fare prevenzione secondaria attraverso l'organizzazione di percorsi di gestione integrata dei pazienti con BPCO. Per consentendo a questi pazienti, offrendo a questi pazienti la risorsa dei centri antifumo, bisogna fare prevenzione terziaria, sempre utilizzando questi percorsi, per cercare di ridurre i ricoveri, ridurre i ricoveri ospedalieri, garantire interventi precoci, sempre attraverso screening, attraverso attività di gestione di qu questi pazienti con le fondamentali patologie croniche, BPCO, scompenso, diabete mellito, attraverso appunto percorsi
percorsi di gestione integrata di queste patologie, garantire la dimissione tempestiva, spostare le cure sul territorio, vicino ai luoghi dove vivono le persone. Ora, a fronte di questi problemi, di questi scenari e con questi obiettivi, la risposta dell'azienda House di Parma e della comunità della bassa parmense è stata quella di attivare un ospedale di comunità a San Secondo, del tutto recente, vediamo, è stato attivato nel marzo 2013, è stato ottenuto per trasformazione di un'unità di ospedaliera di lungo degenza post-acuzie, che è stata trasformata quindi in struttura intermedia territoriale, che è stata affidata ad un dirigente infermieristico, quindi ad un'equipe infermieristica, col dirigente infermieristico che è il vero gestore organizzativo del reparto, e si è dato il controllo, la responsabilità clinico-terapeutica al medico di medicina generale, che può ricoverarvi i propri pazienti provenienti dal domicilio, ma accettare anche, su proposta del medico ospedaliero, il paziente in dimissione dall'ospedale. Il parere in questo caso del medico di medicina generale è assolutamente vincolante. La cosa importante è che l'ospedale di comunità è stato attivato, non è una cattedrale nel deserto, una struttura isolata più o meno connessa con te in cui è collocata, è stato collocato invece in una casa della salute che è un vero e proprio hub territoriale, che accoglie il nucleo delle cure primarie, l'unità di valutazione geriatrica, un grosso centro riabilitativo, attività specialistiche che comprendono 16 discipline specialistiche ed un settore di degenza ospedaliero territoriale tuttora di 40 posti letto. Una precisazione a riguardo: San Secondo Parmense, oggi casa della salute, era fine primi anni 90 un piccolo ospedale di 120 posti letto. Tuttora sono presenti 40 posti letto, di cui 10 sono stati già trasformati in strutture intermedie ospedale di comunità, altri 10 sono stati trasformati a far tempo dal 10 gennaio del 2014 in una struttura di in un reparto di riabilitazione estensiva secondo territoriale, secondo il modello del WIC Hospital, sempre pensando alla gestione ottimale di quelle risorse umane e professionali, cui pure si è parlato nel corso della mattinata. Gli altri 20 posti letto verranno nel corso del 14 trasformati in una struttura di lungo degenza, e quindi nel corso dell'anno si compirà la trasformazione completa di quello che era un piccolo ospedale di 120 posti letto in una struttura completamente territoriale, una grande casa della salute. Dico grande perché sapete che la tipologia secondo la regione Emilia-Romagna ha questa specificazione, questa è una grande casa della salute, e nella quale sono stati attivati percorsi di gestione, già percorsi di gestione integrata per quanto riguarda il paziente affetto da BPCO e da diabete mellito tipo 2. Il target di pazienti da ricoverare nell'ospedale di comunità, il target principale è costituito dai pazienti anziani con una doppia fragilità sanitaria e sociale. Lo faccio breve, pensiamo al paziente anziano affetto da patologie croniche e quindi da un decorso che vede periodiche frequenti riacutizzazioni che potrebbero essere trattate al domicilio, che però per la concomitanza di fragilità abitativa, sociale, in termini di una rete familiare, di caregiver insufficiente, deve essere nelle condizioni attuali molto spesso ricoverato in ambiente di acuzie. Secondo le nostre normative, secondo la nostra organizzazione attuale, sappiamo che questo costituisce automaticamente molto spesso un ricovero ospedaliero inappropriato. Allo stesso modo si privilegiano anche gli stessi pazienti anziani quando in dimissione dopo un evento acuto di malattia non hanno raggiunto quell'autonomia tale che consenta il loro rientro al domicilio. Non sono questi, questo è il target comunque elettivo e che viene privilegiato. Il bacino di utenza del nostro ospedale di comunità comprende 10 comuni con 40.000 residenti, 3 nuclei di cure primarie e 28 medici di medicina generale. Alcuni numeri sull'attività di ricovero in questi primi 8 mesi, i numeri sono piuttosto bassi, ma in realtà abbiamo cominciato con una certa cautela. Abbiamo cominciato
cominciato per turnover, cioè i letti ospedalieri sono stati sostituiti mano a mano che veniva meno la richiesta di letti ospedalieri e che si faceva consistente invece quella da parte dei medici di medicina generale. Abbiamo avuto la chiusura di un ospedale per acuti in un territorio contiguo, l'ospedale di Fiorenzuola. Comunque 78 pazienti con una leggera prevalenza di donne, un'età media di 80 anni, per l'87% dei casi questi pazienti provenivano dal domicilio. Se analizziamo la residenza, vediamo, e questo era prevedibile, come il 67,9% dei pazienti ricoverati in ospedali di comunità provenga dall'area del nucleo di cure primarie di San Secondo, mentre solo il 9% proviene dal nucleo più lontano, quello di Busseto. Si tratta di una distanza chilometrica tra i 25 e i 35 chilometri, quindi vediamo come il radicamento della struttura intermedia sul territorio, mano a mano che ci si allontana dall'ospedale di comunità, si riduce l'utilizzazione che la comunità fa di questa risorsa. La degenza media è stata di 17 giorni, nell'88% dei casi sono stati dimessi a domicilio. Solo un paziente, ma i dati sono, vado ad insistere su questo aspetto, sono molto bassi, solo un paziente comunque è stato riospedalizzato a 30 giorni in un ospedale per acuti. Vediamo le diagnosi più frequenti. Si tratta soprattutto, per quanto riguarda le principali diagnosi, di patologie croniche riacutizzate e problematiche riabilitative. Vediamo ora la distribuzione. Se vediamo la distribuzione in base al rischio di ospedalizzazione della nostra popolazione, vediamo come nell'ospedale di comunità sembra che vengano soprattutto ricoverati pazienti ad alto rischio di ospedalizzazione. Devo precisare che la popolazione dell'area che risiede nell'area del nucleo di cure primarie di San Secondo da alcuni anni viene studiata e stratificata in merito al rischio di ospedalizzazione. Vediamo che viene raggruppata, quindi suddivisa in tre gruppi di rischio: lieve, moderato, vediamo in ascissa, alto, molto alto, e la popolazione residente rappresentata nelle colonne rosse suddivisa rientra per l'89,6% in un gruppo di rischio lieve moderato, solo 6% in un rischio alto e 4% invece nel gruppo a rischio molto alto. Se vediamo la stessa classificazione relativa a questa popolazione residente, però a solo la parte ricoverata nell'ospedale di comunità, vediamo come i dati sembrano invertirsi, cioè sembra che l'ospedale di comunità riesca ad intercettare quindi i pazienti ad alto rischio di ospedalizzazione. Questa esperienza ha tuttora molti limiti, è un'esperienza recente, dicevo, tuttora in fase sperimentale. La numerosità è insufficiente, non abbiamo dati economici definitivi, anche se comunque è stato creato un centro di costo solo nel gennaio del 2014. Cosa possiamo concludere? L'ospedale di comunità inserito nella casa della salute. È importante, fondamentale ci sembra questo aspetto, in quanto l'ospedale di comunità e la casa della salute hanno attività che sembrano essere complementari, se non addirittura sinergiche. Consentono una più completa risposta dei servizi sanitari, sociali e territoriali ai bisogni di salute di cui abbiamo detto, avvicina sicuramente le cure ai luoghi di vita delle persone, potenzia la possibilità di presa in carico del medico di medicina generale e garantisce continuità assistenziale, riduce le ospedalizzazioni. In riferimento all'elevato utilizzo da parte dell'ospedale di comunità, da parte dei soggetti ad alto rischio di ospedalizzazione, se questo dato fosse confermato, ma soprattutto se fosse associato ad un ridotto tasso di ospedalizzazione nell'acuzie da parte della stessa casistica di pazienti, configurando, quindi caratterizzando l'ospedale di comunità come risorsa sanitaria utilizzata come risorsa sanitaria complementare, se non addirittura utilizzata in alternativa all'ospedale per acuzie e non come risorsa sanitaria aggiuntiva, sicuramente questo rafforzerebbe l'ipotesi di un ruolo centrale di questa risorsa low cost nel migliorare l'appropriatezza d'uso del ricovero nell'ospedale per acuti.
Ringrazio i collaboratori, Maria Teresa Genendo, Paolo Maria Rotelli, Maria Grazia Manghi, rispettivamente direttore di Dipartimento Cure Primarie, al referente per medico di medicina generale, al referente per l'ospedale di comunità e responsabile medico del nucleo di cure primarie della nostra Casa della Salute, e Maria Grazia Manghi, responsabile infermieristico della struttura. Grazie. C'è una domanda laggiù? Sullo score che avete usato per il definire il rischio, cioè qual è stato il tipo di valutazione per dare questa valutazione del rischio. L'altro aspetto, perché diciamo nell'esperienza avuta sugli ospedali di comunità è molto più difficile che servano di filtro rispetto al fatto del buon utilizzo nella post-acuzia, quindi ho qualche perplessità, ecco, che possa realmente avere quella funzione nell'ambito della Casa della Salute, forse possibile grazie alla presenza dei medici di medicina generale. Però ecco, ero molto interessato agli score di definizione. Sì, si raggruppa le domande. Nel senso, vorrei sapere porto di tipo diagnostico a una struttura del genere, perché ove non ce ne fosse potrei pensare che è più la fragilità sociale che porta a questi ricoveri che non una fragilità di tipo sanitario, perché altrimenti potrebbero essere gestiti anche a domicilio. Ultima domanda da parte mia: voi avete 87% di casi dal domicilio che arrivano, sì, e 88% di dimissioni verso domicilio. I due insiemi coincidono in assoluto, in parte, oppure c'è un interscambio fra arrivo dal domicilio e andata in ospedale e viceversa? A lei le risposte telegrafiche. Sì, vado in ordine inverso. Sì, c'è una corrispondenza, c'è una corrispondenza assoluta fra i pazienti che provengono dal domicilio e il rientro degli stessi al domicilio. Probabilmente ci sono meccanismi che dobbiamo perfezionare molto, cioè la relazione fra il medico ospedaliero inviante, che anche se è vincolato, no, nell'accesso del paziente, l'accesso del paziente è vincolato al parere del medico di medicina generale, in termini di comunicazione e di valutazione dobbiamo perfezionare questo aspetto. Il collega chiedeva la diagnostica. Come dicevo, si tratta di una grossa struttura intermedia, è una Casa della Salute di tipo grande secondo la nomenclatura della Regione Emilia Romagna, ed è un ospedale di 120 posti letto. Abbiamo una dotazione diagnostica piuttosto ricca. Dal punto di vista del laboratorio facciamo riferimento al laboratorio del presidio ospedaliero, che è sempre stato il presidio ospedaliero al quale quello che restava di struttura ospedaliera apparteneva. Abbiamo comunque un servizio di radiologia, abbiamo un servizio di endoscopia digestiva, abbiamo un servizio di cardiologia con due cardiologi sempre presenti, abbiamo addirittura l'ecostress, che è un'attività di un livello desueto per una struttura periferica. Terzo. Sì, il collega chiedeva dello score. Per quanto riguarda la valutazione del rischio di ospedalizzazione sulla nostra popolazione, sono diversi anni. Allora, esiste una collaborazione tra Jefferson University e l'azienda House di Parma, ed oggi questa collaborazione si è estesa all'assessorato alla sanità della Regione Emilia-Romagna. È stato sviluppato dal Jefferson University in collaborazione con l'assessorato alla sanità un modello matematico, un modello statistico che desume il rischio di ospedalizzazione attraverso i dati desunti dalle banche dati regionali, tenendo conto quindi dell'età del paziente e particolarmente del consumo di risorse sanitarie, sia del consumo di farmaci che del consumo di prestazioni specialistiche, dei ricoveri, quindi dati desunti dalla banca dati dell'ESDO, ma anche dal flusso di dati che è relativo all'assistenza domiciliare integrata. E tutto poi attraverso un algoritmo, l'algoritmo che però mi risulta la Jefferson University non molla. Vabbè. Grazie, passiamo al secondo intervento.